La Nazionale Italiana di Calcio, Federazione Sport Sord Italia, ha scelto la città di Mazara del Vallo per uno stage di allenamento in vista dei campionati europei di Hannover nel 2015. Allora, la scelta di oggi è molto interessante, quella di Mazara del Vallo. Come vi state trovando qui? Cosa ne pensate della città? La federazione ringrazia molto la città di Mazara per la disponibilità che avete dato. Voglio ringraziare anche il consigliere federale Massimiliano Bucca per aver organizzato questo evento, che grazie a lui ha dato questa possibilità ai ragazzi. Questa nazionale è una selezione di tutta la Sicilia per controllare, per valutare i nuovi atleti da inserire nella nazionale italiana sordi. Oggi è una bellissima giornata per poter fare questo stage e per vedere il futuro nuovi atleti da inserire. Vi attendono prove importanti per i prossimi mesi, soprattutto per quanto riguarda appunto gli europei di Hannover. Come vi state allenando e preparando a questa importante sfida? Stiamo cominciando a fare allenamento e raduni. Questo è il primo che facciamo. Fra 15 giorni faremo un altro raduno a Nordi, altri 15 giorni un altro raduno al centro, sicuramente a Roma. Dobbiamo eliminare tanti giocatori. Sono 56 giocatori che hanno selezionato momentaneamente. Solo 30 nominativi per arrivare alla selezione per la partenza. Non è facile. Sono tutti bravi, devono scegliere i migliori. Questa Italia è nuova, è tutta nuova, è cambiato da quest'anno, stanno facendo una selezione più dettagliata. L'anno scorso sono stati fatti quasi gli europei, due partite molto difficili, siamo riusciti a qualificarci con una vittoria e un pareggio. Con i campioni d'Europa che sono la Russia e mondiali, siamo riusciti a fermarli con un pareggio di 2-2. Bisogna ancora continuare a lavorare per arrivare all'obiettivo in Germania e vincere. Promotore dell'evento, dell'incontro di oggi, il consigliere Francesco Foggia. Allora, com'è nata questa idea, come nasce questo incontro? Nasce semplicemente da un rapporto di amicizia che ho con Massimiliano Bucca. Lui è componente della Federazione Sordi, mi ha chiesto se potevamo ospitare la nazionale a Mazara del Vallo, naturalmente in quanto promotore ho parlato con il sindaco Nicola Cristaldi e naturalmente ha accolto con entusiasmo, perché anche nel centro del suo percorso politico c'è pure lo sport per il sociale. Ecco, abbiamo oggi qui a Mazara del Vallo l'Italia, la nazionale dell'Italia dei Sordi, e questo ci fa onore perché nel prossimo giugno sarà presente all'Europeo che si svolgerà ad Hannover, e spero che Mazara possa portare fortuna a questa nazionale nella speranza che possa comunque trionfare a quello europeo. Io devo ringraziare anche i componenti della commissione consigliare e il presidente della commissione che hanno accolto anche questa proposta in commissione e che hanno votato ad unanimità. Vedete, Mazara anche attraverso lo sport si promuove. Mazara è una città comunque che tutto sommato è una città vivibile, cerchiamo anche attraverso lo sport di promuovere con entusiasmo, e oggi hanno l'opportunità comunque di svolgere questa amichevole con una scuola di prima categoria che è lo Strasatte. Ringrazio l'amministrazione comunale ancora una volta perché è sensibile anche allo sport per i disabili. Una cosa è certa, Francesco Foggia ha lavorato sempre per il sociale e continuerà a lavorare per il sociale, cercando di dare una vetrina alla città di Mazara del Vallo, perché Mazara merita rispetto e Mazara merita tanto. Assessore Bonanno, quello di oggi è un incontro molto interessante, soprattutto che mette Mazara del Vallo al centro di un mondo sportivo di cui spesso magari non si parla, ma che è di eccellenza. Sì, è uno sport di eccellenza e noi oggi siamo orgogliosi della presenza della squadra nazionale che è qui presente a Mazara del Vallo, e ritengo che queste siano attività che bisogna continuare anche per il futuro. Ho ribadito poco fa che la città di Mazara del Vallo ormai si vuole porre al centro dell'attenzione di tanti sport, non soltanto quello del calcio. Noi siamo impegnati anche nel campo olimpionico di tiro a volo, dove sono stati presenti i campioni olimpionici del tiro a volo un mese fa, adesso ritorneranno nei primi mesi di maggio, quindi siamo pronti a far sì che la città di Mazara
Sala del Vallo sia protagonista anche per queste attività sportive. E devo ringraziare la Commissione Sport, Turismo e Spettacolo, il Presidente, in particolare il Consigliere Foggia, che ha consentito la presenza della squadra nazionale di calcio dei sordomuti, a cui ho invitato a girare la città e visitare i musei che ci sono in città, ma Sala del Vallo, affinché questa possa essere anche propagandata non soltanto in Italia ma in tutta Europa.